Volvo EX30 è un SUV elettrico piccolo nelle dimensioni, ma dalle grandi ambizioni, progettato per offrire prestazioni elevate e soddisfare le aspettative di sicurezza tipiche del marchio Volvo. Questo SUV compatto, il primo della gamma Volvo, combina tecnologia all'avanguardia con un design squisitamente scandinavo. L'EX30 si distingue anche per la sua ecosostenibilità, avendo la più bassa impronta di CO2 tra tutti i modelli Volvo fino ad oggi. Con la crescente domanda di veicoli a trazione completamente elettrica, l'EX30 si inserisce perfettamente in un segmento in rapida crescita. È disponibile in tre varianti di powertrain e due tipi di batteria, consentendo di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze di autonomia e prestazioni. Un aspetto notevole dell'EX30 è il suo prezzo allettante, che lo rende accessibile ad un pubblico più ampio. A partire da circa 36.000 euro è possibile possedere un SUV completamente elettrico di fascia premium, ad un costo simile a quello di un veicolo equivalente con motore a combustione. Inoltre, il pacchetto di abbonamento Care by Volvo rende l'esperienza ancora più conveniente, offrendo tariffe fisse ed un processo d'ordine semplice e trasparente. Il design dell'EX30 incarna l'eleganza e l'equilibrio che sono diventati un marchio distintivo di Volvo. Le ruote grandi, il passo lungo e gli sbalzi uniformi conferiscono al veicolo una presenza straordinaria su strada. Il frontale è rassicurante, la calandra chiusa e i proiettori a martello di Thor testimoniano chiaramente la sua natura elettrica. Inoltre, con una selezione di 5 tonalità vivaci, si distingue con un carattere originale. L'EX30 offre una gamma di tecnologie all'avanguardia per semplificare la vita a bordo. Grazie alla collaborazione con partner tecnologici come Google, Apple e Qualcomm, l'esperienza utente è integrata e intuitiva. Il sistema di infotainment, insieme alla connessione con Google, offre un accesso senza soluzione di continuità ad una vasta gamma di servizi e funzioni. Inoltre, l'app dedicata all'auto consente di gestire facilmente le ricariche, il blocco delle porte e il riscaldamento dell'abitacolo, offrendo un livello di comfort e comodità senza precedenti. La sicurezza è un altro elemento fondamentale nella progettazione delle X30. La funzione di sicurezza per le biciclette previene gli incidenti di dooring, ovvero di apertura improvvisa dello sportello, avvisando il conducente della presenza di ciclisti o pedoni prima di aprire la portiera. Questa funzione è particolarmente utile negli affollati contesti urbani, come ben sanno i biker milanesi. Per gli amanti delle avventure fuori porta, la Volvo EX30, a partire dal prossimo anno, sarà disponibile anche con la variante Cross Country, che si baserà sulla consolidata esperienza con i modelli Cross Country, particolarmente apprezzati dai clienti Volvo che desiderano vivere un'esperienza più avventurosa con la propria auto. La EX30 Cross Country sarà dotata di una serie di dotazioni personalizzate, come una maggiore altezza da terra, cerchi neri da 19 pollici e l'opzione di cerchi da 18 pollici con pneumatici ad hoc. La magia dell'asfalto, il rombo dei motori che risuona nell'aria, il vento che carezza il volto e l'emozione che si fa palpabile ad ogni curva. Siamo arrivati all'edizione 2023 della corsa più bella del mondo, la mitica Mille Miglia, dove auto d'epoca prendono vita per sfrecciare sulle strade italiane e regalare un sogno ad ogni appassionato di motori.
Da oltre un secolo la Mille Miglia ha affascinato il cuore degli amanti delle quattro ruote, incantandoli con la sua storia avvolta in un alone di leggenda. Sin dal lontano 1927, quando le prime vetture si sono schierate al via, questa competizione ha saputo trasformarsi in un'icona indiscussa del mondo dell'automobilismo, portando con sé un'aura di fascino e adrenalina che si rinnova ad ogni edizione. E oggi, nel 2023, siamo pronti a rivivere quei momenti unici, dove l'essenza del passato si fonde con la passione del presente. Brescia, città simbolo di questa epica avventura, il convoglio ha solcato le strade più belle d'Italia, attraversando città storiche, incorniciate da paesaggi mozzafiato e scorci incredibili. La competizione, celebrata in occasione del centenario dell'Aeronautica Militare Italiana, ha reso omaggio alla nostra storia, toccando cinque luoghi simbolici, partendo dall'aerobase militare di Ghedi fino alla prima regione aerea a Milano. Oltre 2.000 chilometri totali hanno caratterizzato questa edizione a 5 tappe, tra sfide impegnative con 34 controlli timbro, 23 controlli orari, 144 prove cronometrate ed 8 prove di media, con diversi rilevamenti segreti. La Mille Miglia, oltre ad essere una dimostrazione di audacia, è anche un'occasione per ammirare la bellezza del territorio italiano. La Freccia Rossa, infatti, offre scorci ed atmosfere uniche che solo l'Italia può offrire. Una novità di quest'anno è stato il passaggio attraverso il Piemonte, una regione che ha ospitato la corsa solo due volte in passato, nel biennio 1947-48. Oltre alla gara principale, hanno preso parte alla manifestazione anche la quinta edizione della Mille Miglia Green, riservata da Hypercar, Supercar e Brand Premium Full Electric, e il 14° Ferrari Tribute, con oltre 100 vetture della casa di Maranello costruite dopo il 1958. Grande novità di quest'anno la presenza di un veicolo speciale nel convoglio, la Maserati MC20 Cielo, un'auto a guida autonoma, progetto del Politecnico di Milano. Il veicolo ha percorso alcuni tratti in modalità di guida autonoma per la prima volta su strade aperte, rappresentando un importante passo avanti nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie di guida autonoma. Insomma, ancora una volta, la corsa più bella del mondo ha regalato emozioni, spettacolo ed una grande celebrazione dell'amore per le auto d'epoca, confermandosi come uno degli eventi più attesi dagli appassionati di motori in tutto il mondo. Dove tutte le case automobilistiche scappano dal segmento delle monovolume o le trasformano in moderne ed evolute crossover, Mercedes tira dritta e ripropone uno dei suoi cavalli di battaglia, come la nuova Mercedes Classe B. Una monovolume che in passato ha avuto un discreto successo, si presenta ora rivitalizzata nelle forme e nei contenuti tecnici, come un'alternativa ai sempre più diffusi SUV. Nonostante l'aggiornamento, la Mercedes Classe B conserva intatte le caratteristiche che la contraddistinguono, come lo spazioso abitacolo in grado di accogliere comodamente passeggeri e bagagli. La vettura è costruita sulla piattaforma MMA, condivisa anche con altri modelli di successo del marchio, come la GLA. Il frontale della nuova Classe B è stato completamente ridisegnato, con l'introduzione dei gruppi ottici a LED su tutte le versioni e una nuova firma luminosa. La mascherina tridimensionale al centro ospita non solo il logo Mercedes, ma anche una serie di sensori e radar che fanno parte dell'hardware dei sistemi di assistenza alla guida. Anche i gruppi ottici posteriori e lo spoiler sopra il lunotto sono stati modificati. I cerchi in lega sono disponibili in diverse misure, fino a 19 pollici, e la carrozzeria offre una scelta di 10 diverse tinte. Una delle novità più importanti riguarda i motori, che sono stati tutti elettrificati con alimentazioni ibride leggere ed ibride plug-in. La gamma motori include il 1.3 mild hybrid, il 2 litri, il 1.3 plug-in hybrid. Inoltre sono disponibili anche motorizzazioni diesel.
La nuova Mercedes classe B, con il suo design accattivante, le caratteristiche di spaziosità e i motori elettrificati, si conferma un'opzione interessante per coloro che cercano una monovolume di alta qualità con prestazioni in linea con la concorrenza. Non ci resta che aspettare e vedere se la scelta Mercedes risulterà vincente. Nel frattempo, godiamoci una classe B non SUVizzata. BYD, colosso cinese dei veicoli elettrici, sbarca in Italia non solo con due modelli ben congeniati per il nostro mercato, come il SUV Atto 3 e la berlina d'alta gamma Han, ma anche con una visione ben delineata del futuro e con le idee ben chiare su cosa puntare: prendersi la leadership tecnologica a livello mondiale e diventare a tutti gli effetti marchio premium. Detto da un'azienda che è leader nella costruzione di batterie e visto il contesto automotive in piena rivoluzione tecnologica indirizzata all'elettrico, i presupposti ci sono tutti e poco importa che non hanno ancora il blasone di certi marchi europei, la forza economica per farsi conoscere anche da noi ce l'hanno e comunque l'altra metà del mondo già li conosce. Tornando ai modelli in rampa di lancio, la gamma BYD in Italia comprende il dinamico SUV di segmento C BYD Atto 3 e l'elegante berlina di segmento E BYD Han, dotata di due motori e trazione integrale. Ovviamente non manca una fornita rete di concessionari a supporto, ramificata per ora nelle principali città del nord e centro Italia, ma che a breve si svilupperà in tutto il territorio nazionale. Ma andiamo a conoscere i primi due protagonisti. BYD Atto 3 è un SUV compatto di segmento C, equipaggiato con un motore da 150 kW e prestazioni in sintonia con il design sportivo e muscoloso col quale appare. Accelera da 0 a 100 km/h in 7 secondi e 3 e grazie alla tecnologia Blade Battery ha un consumo di energia di soli 15 kWh ogni 100 km nel ciclo combinato e un'autonomia fino a 560 km nel ciclo urbano e 420 km nel ciclo combinato WLTP. BYD Han invece è l'ammiraglia della gamma BYD, che combina comfort, prestazioni premium e una dotazione di serie impressionante. Il design accattivante ed aerodinamico presenta interni lussuosi con rivestimenti in pelle nappa e un'ampia gamma di funzionalità. I passeggeri posteriori possono usufruire di un esclusivo schermo multimediale da 7 pollici integrato nel poggiatesta centrale. Questo schermo consente loro di controllare comodamente il sistema di climatizzazione, di azionare il tetto apribile panoramico e di scegliere tra un'ampia selezione di 31 tonalità di illuminazione ambientale disponibili. BYD Han, insieme a tutta la gamma di veicoli BYD, offre numerosi vantaggi in termini di abitabilità, sicurezza e rigidità torsionale grazie alla batteria Blade, che gli assicura un'autonomia fino a 662 km nel ciclo urbano e 521 nel ciclo combinato, abbinate a prestazioni da vera sportiva di lusso. La combinazione dei suoi due motori elettrici e del sistema AVD gli conferisce una potenza massima di 380 kW, permettendogli di accelerare da 0 a 100 in soli 3 secondi e 9. In occasione del lancio in Italia, BYD ha presentato in anteprima anche due prodotti chiave per il prossimo futuro, BYD Dolphin e BYD Seal. BYD Dolphin è una hatchback completamente elettrica che presto sarà preordinabile sul mercato europeo, mentre BYD Seal è una berlina sportiva di segmento D anch'essa completamente elettrica. Entrambi i modelli si uniranno alla gamma di veicoli BYD nei prossimi mesi.
baricentro basso, stabilità, maneggevolezza e tanta tanta coppia. Abbiamo provato la nuova Mini Cooper SE Full Electric, disponibile in 5 versioni ampiamente personalizzabili per funzionalità e design. Dalla casa britannica parlano di sensazione da go-kart, che il nuovo modello zero emissioni è in grado di trasmettere. Per noi è il modello green che si guida come un go-kart. D'altronde, anche i nostalgici del motore termico devono riconoscere che i modelli elettrici hanno imparato a sorprendere per prestazioni ed esperienza di guida. La nuova SE ha negli spazi urbani il proprio habitat, ma la versione full electric è pensata per divertire tra le curve e ovviamente in fase di accelerazione. Ma vediamola più da vicino. La Mini SE Full Electric pesa 1440 kg e monta una batteria da 36 kWh sotto al pianale. In questo modo l'auto vede abbassare di molto il proprio baricentro, restituendo dinamicità e stabilità alla guida. Quanto alle prestazioni, la SE elettrica eroga 184 cavalli e registra un'accelerazione da 0 a 100 in 7 secondi. All'interno, la versatilità dell'abitacolo fa variare lo spazio da 211 litri con 4 posti ai 731 litri con i sedili posteriori ripiegati. Una qualità da spendere non soltanto per le esigenze di tutti i giorni, ma anche per chi ha bisogno di spazio per i bagagli, la spesa o pacchi troppo ingombranti. Per i viaggi lunghi, forse è meglio optare per un'elettrica con autonomia più ampia. Il propulsore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 36 kWh le consente di coprire un'autonomia di circa 250 km. Con una presa a corrente continua fino a 50 kW, in soli 35 minuti si riesce a ricaricare l'80%, mentre con una presa domestica il tempo di ricarica si allunga notevolmente. Sono 4 le modalità di guida opzionabili: Sport, Mid, Green e Green Plus, che adattano i parametri di erogazione della potenza e quindi il comportamento dinamico della vettura, andandone di conseguenza a variare l'autonomia reale. La SE Full Electric rispetta la tradizione di casa, proponendo un design creativo e che non passa inosservato. Tra le novità, saltano all'occhio i cerchi in lega da 17 pollici. Mini propone inoltre 5 possibilità di allestimento, non solo per l'elettrica. La versione Essential, con carrozzeria silver e black, può essere personalizzata nel tettuccio e nelle calotte, sia in tinta carrozzeria che in bianco o nero. Così anche i fari LED, funzionalità come il Driving Assistant e rivestimenti interni. La Classic invece offre un catalogo più ampio di colorazioni esterne che di combinazioni personalizzabili secondo i propri gusti. Seguono poi le versioni Mini Yours e la livrea specifica per la Full Electric Black ed Energetic Yellow. Infine, il nuovo modello può essere integrato con 3 pacchetti di equipaggiamenti come sensori di parcheggio posteriori, interfaccia Bluetooth con ricarica wireless, sedili riscaldati, tetto apribile panoramico e telecamera posteriore. Insomma, la Mini SE Full Electric porta in dote non soltanto la creatività che da sempre contraddistingue la casa britannica in fatto di design, ma anche un ampio ventaglio di personalizzazioni estetiche e funzionali e soprattutto tutta l'energia di un modello elettrico pensato per servire e divertire. Nissan riscopre il piacere della guida elettrica senza dover necessariamente scegliere un'elettrica pura. Come? Con e-Power, l'esclusiva tecnologia senza necessità di ricarica. Fatta per chi proprio non vuole o non può avere una full electric, o non può o non vuole ricaricare la batteria con una plug-in, quella con la spina per intenderci. Il motore elettrico è combinato con un termico 3 cilindri benzina a compressione variabile che funziona solo ed esclusivamente da generatore per ricaricare la batteria. Grazie a questo sistema la guida risulta più silenziosa e dinamica, coordinando il tutto con una notevole efficienza dei consumi.
La Qashqai Power a trazione anteriore diventa così un'ottima compagnia per la guida di tutti i giorni. Che sia ad un semaforo, ad un incrocio o durante un sorpasso, l'e-Power offre un'accelerazione fluida e potente che rende l'auto scattante e piacevole da guidare. A seconda delle situazioni, il pilota può scegliere diverse modalità: la drive per l'andatura normale e la braking che potenzia la frenata al recupero di energia e riduce l'usura dei freni. Per viaggiare in modo più semplice e senza stress nel traffico, questo modello è dotato del sistema e-pedal step che consente di accelerare e decelerare utilizzando un solo pedale. Su strada l'efficienza nei consumi non compromette il divertimento alla guida, ma lo esalta. Ed anche la guida nel traffico diventa quasi un divertimento nel cercare di immagazzinare più energia di recupero possibile. Il sistema ibrido di Qashqai è dotato di una batteria agli ioni di litio che immagazzina l'energia recuperata durante la frenata. E vedere la batteria che si ricarica è un gioco da ragazzi. Per il gruppo trasmissione sono disponibili un cambio manuale a 6 marce o si può passare all'automatico grazie al nuovo X-Tronic con selettori al volante per il massimo piacere di guida. Per chi invece vive in montagna o ha particolari esigenze di guida, non manca anche la versione Mild Hybrid 4WD che viene in aiuto sui tracciati off-road più difficili con la trazione integrale intelligente a 5 modalità di guida per migliorare l'aderenza e aiutare a trarre il massimo da ogni situazione. Per soddisfare tutte le esigenze, Nissan Qashqai dispone di 5 modalità di guida: Eco Mode, Normal Mode, Sport Mode, Snow Mode e Off-Road Mode. Tutte aiutano nello specifico, tra prestazioni ed efficienza nei consumi, una possibile risposta più rapida, con innalzamento dei giri, una migliore aderenza per ridurre lo slittamento e il potenziamento della trazione per un maggior controllo nei percorsi in fuoristrada. Con l'arrivo del nuovo anno, DS presenta il restyling della piccola di casa. Un aggiornamento, quello di DS3, in nome della semplicità e dell'eleganza, come lascia intendere l'abbandono della denominazione Crossback. Le forme non vengono stravolte, lavorando in sottrazione per diminuire l'eccesso di cromature e ritoccando leggermente il design della firma luminosa, ora con la componente verticale sdoppiata, sicuramente più accattivante. Novità più sostanziose le troviamo all'interno, dove ritroviamo le ottime finiture e il design eccentrico a cui ci ha abituato DS, ma con un'organizzazione dei tasti a coinvolgere sia la plancia che il volante, più pratici e facili da utilizzare durante la guida. Si aggiorna anche il sistema di infotainment, sempre posizionato al di sopra della plancia, ora più grande, definito ed evoluto nell'utilizzo. L'elevata componente tecnologica passa anche attraverso LED Up Display, sempre comodo da utilizzare per non staccare gli occhi dalla strada. Per quanto riguarda la gamma motorizzazioni, non troviamo novità sul fronte termico, con diesel e benzina confermati nelle potenze della precedente generazione. Ad evolversi è invece la variante E-Tense, l'elettrica ora più performante nella potenza e nell'autonomia. I cavalli infatti diventano 155, mentre la capacità della batteria arriva a raggiungere i 54 kWh. Un bel aumento in grado di rendere nuova DS3 E-Tense più vivibile anche nell'utilizzo del fine settimana. Con oltre 400 km di autonomia dichiarata in ciclo misto, l'ansia da ricarica lascia il posto al piacere di guidare elettrico, nel silenzio, tra l'altro accentuato da assemblaggi di livello premium. Non si tratta certo di una vettura nata per i lunghi viaggi, bensì di una vettura che non presenta mancanze, perfettamente a suo agio in città, dove riesce a circolare con consumi irrisori ed anche nelle medie percorrenze, senza cadere nel girone infernale che è l'ansia da ricarica. Lo stile modaiolo francese poi condisce il tutto, in particolare in questo seducente colore rosso diva, regalando personalità ed eleganza ad un progetto in grado di unire molte delle richieste del mercato attuale: altezza da terra, sostenibilità, stile ed autonomia.
la ricetta è completa. Da una parte un progetto senza tempo, nato dalla matita di Pininfarina e scandito dal lusso che solo il Made in Italy sa dare. Dall'altra un nuovo modo di intendere la mobilità, a cui neanche il tridente si può esimere. Questo è il conflitto che vive dentro il cuore della nuova Maserati Gran Turismo Folgore. L'ultima arrivata con passaporto modenese e rappresentazione della transizione energetica ha il duro compito di non far rimpiangere Nettuno, il capolavoro di meccanica nonché marchio di fabbrica delle ultime sportive del tridente. L'estetica non risente del trapianto di cuore subito da nuova Gran Turismo e, come la sorella termica, non riscrive interamente il progetto originario di Pininfarina, ma lo modernizza assottigliando i tratti stilistici. All'interno di nuova Gran Turismo Folgore ci si proietta direttamente nel futuro del tridente, omaggiando lo stile ed il lusso del brand, ma venendo immersi in un livello di digitalizzazione a tutto tondo, svolgendo sia un ruolo funzionale, ma anche pulendo plancia e tunnel centrale dall'abbondanza di tasti fisici che ricopriva la precedente generazione. Insomma, pulizia e tecnologia dialogano all'interno per fornire un'esperienza di lusso contemporaneo, simile per impostazione a quanto visto in precedenza con il SUV grecale. Per lasciare ai box il V6 biturbo, i tecnici Maserati hanno posizionato un motore elettrico per l'asse anteriore e ben due al posteriore, gestiti attraverso una tecnologia di derivazione Formula E, con sofisticati inverter al carburo di silicio. Il risultato? La Folgore è la variante Gran Turismo più potente in gamma e, contrariamente a come spesso accade, si può godere di tutti i suoi 762 cavalli anche tra le curve, grazie ad un preciso lavoro di dinamica e distribuzione dei pesi. Al posteriore la coppia viene fornita in modo indipendente ad ogni ruota ed il peso viene perfettamente bilanciato dalla forma del pacco batteria a T, posizionato sotto al tunnel centrale e sedili posteriori. Il tutto consente a Gran Turismo Folgore di essere precisa e semplice nella risposta su strada, offrendo al pilota una sportiva facile da portare al limite. Infine il rombo, forse l'unica nota stonata all'interno di questa magistrale composizione. Oggetto di studio da un team specializzato di tecnici del suono, il finto rombo di questa Folgore vuole riprendere l'impronta del V8 aspirato della precedente generazione, creando però una sensazione artificiale che poco si intona alla poetica di questa vettura, che sicuramente non ha bisogno di altoparlanti per regalare emozioni. In fondo la gamma di Maserati Gran Turismo è ricca di possibilità e chi cerca un sound degno di nota avrà il V6 di Nettuno ad omaggiare il proprio udito, altrimenti il silenzio dell'elettrico è una virtù da valorizzare più che ricoprire. Tralasciando questo minimo particolare, la nuova Gran Turismo è il passo che aspettavamo da un brand in grado di affacciarsi al futuro con l'eleganza ed il piacere di guida di sempre, offrendo così al lusso un'elettrica sportiva sotto il segno del tridente.